Benissimo, benissimo, Elena. Fatto una lunga disamina di quelli che sono i problemi sanitari, dei tempi anche che occorreranno per poter dare delle risposte diverse da quelle che sino a poco tempo fa erano appunto state fornite anche nello stesso tempo. Erano anche i risultati di scelte che provenivano da anni e anni addietro. Senti Elena, parliamo un attimo di questa questione a Porto Le Canadi. Leggendo il vostro comunicato ho l'impressione che siamo sempre in una fase attendistica, cioè avete poco o nulla da dire? Ma allora, il comunicato ovviamente parla abbastanza chiaro e quindi non fa un annuncio rispetto, diciamo, a scelte fatte, ma rimarca quel percorso che si sta facendo e quella che è un po' la posizione diciamo di Fratelli d'Italia, che è sia una posizione su Porto Le Canadi, ma è una posizione, diciamo, che può essere replicata un po' in tutti i comuni che stanno andando al voto, tanto che questo confronto che è stato fatto all'interno del circolo Porto Le Canadi è stato fatto insieme a due figure che ovviamente portano avanti un po' nella nostra provincia quelle che sono le trattative, quelle che sono, insomma, un po' le diverse realtà che stanno andando al voto in questa tornata elettorale e quindi, diciamo, in qualche modo la volontà di recuperare anche dei percorsi che si erano frammentati come a Porto Le Canadi nella precedente legislatura, che non hanno ancora trovato, diciamo, come si dice, la quadratura del cerchio. Reputare l'unità del centrodestra un valore per noi è importante, anche perché, lo ripeto, abbiamo una congiuntura veramente molto importante e particolare, che è quella che vede finalmente il centrodestra governare la regione per la prima volta, e ovviamente nel nostro auspicio c'è quello che si possa anche andare, no, ad un voto a livello nazionale e poter avere anche lì quel governo del centrodestra che reputiamo oggi come oggi nei numeri è quello che la popolazione italiana chiede. La popolazione marchigiana si è già in questo senso espressa e reputiamo che possa essere, ecco, anche un moltiplicatore positivo del fatto di poter portare avanti, ecco, politiche diciamo congiunte fra i vari livelli istituzionali. E poi perché reputiamo che un'alleanza più ampia possa rappresentare meglio la maggior parte dei cittadini portoricanatesi, che si sentirebbero ovviamente meglio rappresentati se, insomma, una coalizione è, insomma, ovviamente rappresentativa di quelle che sono magari naturali sfumature o naturali, no, posizioni o insomma piccole diversità che sono, secondo me, all'interno di una coalizione un valore aggiunto. Non nego ovviamente che non si è arrivati ancora ad una quadratura del cerchio, ma è evidente che c'è non solo una fase di dialogo, che quella è sempre, secondo me, molto importante, perché riesce, diciamo, a superare magari determinate posizioni o determinate diciamo situazioni che uno si porta dietro magari dal passato e dal progresso. E poi dobbiamo dirci anche a stereo che non è che le altre liste o le altre posizioni siano già definite, quindi c'è un fermento in città. Noi veniamo da comunque un periodo in cui c'era stata una grossa frammentazione, perché arrivare a 6 liste a Porto Le Canadi non c'era stato mai, quindi sicuramente si è arrivato ad una frammentazione dell'elettorato, delle posizioni, e anche, per carità, ognuna legittima, ecco, non vado, diciamo, a giudicare nessuna di queste posizioni, però è ovvio che fare un lavoro di ricucitura in qualche modo, di riunione, non è sempre così, diciamo, immediato, perché è naturale che magari ognuno voglia portare il proprio contributo e avere, insomma, la forza della propria voce all'interno di una coalizione. Su questo è vero che siamo arrivati quasi a Ferragosto e che quella settimana, diciamo, di anticipo del 3 e del 4 di ottobre, no, in cui sono state fissate la data per le amministrative, ha accorciato ulteriormente i tempi, ed è anche vero che
la campagna elettorale di agosto e settembre è certamente un po' più difficile, perché poi magari hai la persona che segue la trattativa che è andata una settimana in vacanza, l'altro che magari quel giorno ha l'impegno perché sta chiudendo, no, prima di andare in ferie, e quindi diciamo anche questo periodo non è quello più agevole anche per fare diciamo quei normali incontri che magari in un periodo meno frenetico e meno anche insomma di vacanza per alcuni, di lavoro per altri, perché Porto Recanati è una città che vive del turismo balneare, vive del turismo estivo, per cui in questo periodo molti sono quelli che invece di essere rilassati hanno, no, un moltiplicarsi dei propri impegni lavorativi. I nostri due referenti diciamo che sono venuti a confrontarsi anche ovviamente con la base, perché poi insomma le trattative le fa il partito insomma a livello comunale, hanno voluto dare uno sprint in qualche modo, sollecitare una ripresa di questo tavolo per cercare, ecco, di addivenire a una definizione prima possibile. Non è che abbiamo messo una data di scadenza, ci mancherebbe altro, innanzitutto non è nelle nostre corde mettere ultimatum o quant'altro, però hanno voluto dare insomma in qualche modo un input, rimarcando quella che è la posizione insomma di Fratelli d'Italia, e cercando, ecco, di superare magari quelle cose che ancora non sono state definite, per cercare, ecco, di poter avere anche più tempo poi per presentare la proposta politica ai portoricanatesi, posto che io sinceramente a Stereo penso che la campagna elettorale in realtà sarà a settembre, un po' per tutti, il discorso che ti facevo prima, se andiamo a guardare a sinistra, le civiche e quant'altro, c'è un grosso fermento, non c'è nessuna situazione definita e chiusa, proprio perché, ti ripeto, secondo me vuoi la congiuntura, ecco, particolare del periodo della stagione, vuoi gli strascichi di quella frammentazione che c'era stata forte in paese nella scorsa tornata, hanno probabilmente necessità di decantare ancora un po', ecco. Quindi noi siamo al lavoro, reputiamo che insomma una quadratura si possa trovare, e su questo ormai insomma personalmente stiamo lavorando da qualche mese, e pensiamo insomma, speriamo che si possa arrivare insomma a una definizione. Non sono diplomatica di natura, questo ormai a Stereo mi conosci, però in questo caso, in questo senso, è ovvio che nessuna fuga in avanti sarebbe di aiuto a definire le questioni, ma semplicemente, ecco, riprendere un dialogo che credo sia insomma la cosa più importante per offrire, ecco, una prospettiva, ecco, nuova in qualche modo, ma comunque utile a Porto Recanati, a rilanciare insomma il nostro tessuto socio-economico, a rilanciare insomma il nostro paese, che insomma non è che non ha sofferto come gli altri, no, della crisi pandemica e delle altre questioni. Poi tutti sanno che dico sempre sono campanilista, sono innamorata del mio paese, quindi ne apprezzo tutti i grandi pregi, ma ovviamente come tutti coloro che amano qualcosa lo vogliono vedere sempre al meglio, vorrebbero sicuramente poter contribuire a quel meglio. L'ultima cosa, Elena, perché qui da semplice osservatore, no, abbiamo una giunta Mozzicafreddo che si diceva appunto che lui aveva queste simpatie nei confronti di Forza Italia, abbiamo l'UDC della Ubaldi, e che hanno trovato appunto queste due forze un accordo insieme a una componente diciamo così moderata di Porto Recanati, e si è riusciti a raggiungere questo obiettivo di governare il paese. E io veramente, da semplice osservatore cittadino, come ti dicevo, cioè sembra una cosa quasi naturale che un sindaco il primo mandato si ripresenti anche al secondo mandato, quindi già c'è un terreno preparato, che è quello di un'amministrazione che comunque si è fatta conoscere e che parte quindi da un punto di vantaggio. Generalmente i sindaci uscenti partono con dei punti
punti di vantaggio rispetto agli altri candidati. Mi sembrava naturale che ci fosse un allargamento del centrodestra intorno eventualmente alla figura di Mussi Cafreddu. Se questo invece non avviene, se questo diciamo pronunciamento non c'è stato, significa che questa soluzione viene scartata? Ma allora io ti posso parlare per Fratelli d'Italia, perché poi le posizioni degli altri partiti su una prosecuzione della figura insomma di Roberto ovviamente devono parlare loro per loro stessi, non posso essere io a dire qual è la posizione degli altri partiti. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, la posizione è rimasta la stessa da quando facemmo il primo comunicato in cui riunimmo insomma al tavolo. Ci facciamo promotori della riunione del tavolo del centrodestra, era credo gennaio o febbraio di quest'anno, in cui chiamammo tutti i partiti e anche Porto dei Canati a Cuore, la civica diciamo un po' più di centrodestra, ecco, insomma, dell'ultima tornata elettorale, e per metterli seduti a un tavolo e capire se c'era la volontà di andare tutti insieme, senza con questo avere, almeno da parte nostra, nessuna preclusione verso nessuno, ma dicendo l'amministrazione attuale è in qualche modo appoggiata da UDC e Forza Italia, ci sono tre forze, quelle che noi quella volta abbiamo portato al tavolo, Fratelli d'Italia, Lega, Porto dei Canati e Cuore, che sono in qualche modo fuori, chi è all'opposizione e chi è fuori dal Consiglio Comunale. Questo non è per nostro volere una preclusione ad una prosecuzione, reputiamo però che debba essere sicuramente vista come una legislatura in qualche modo nuova, perché proprio se entrano delle nuove forze dobbiamo avere ognuno, no, la dignità di portare il proprio contributo, ma senza mettere nessun tipo di veto. Se il tavolo che decideva di stare insieme decideva che la figura insomma più rappresentativa per tutti fosse quella insomma di Roberto, per noi non c'era nessun tipo di problema. Quindi questo è stato il nostro pensiero e il nostro approccio sempre, quindi dare alla unità di questo tavolo con la dignità di tutti i rappresentanti e dei percorsi fatti da tutti, perché è naturale che se vuoi mettere insieme forze che magari si sono scontrate dentro l'attuale Consiglio Comunale, o forze che sono state, no, una in maggioranza e una in opposizione, sia dentro che fuori, è ovvio che tu devi tutelare sia il percorso e il vissuto di un partito o di una civica piuttosto che dell'altro. Quindi trovare però una formula che fosse garanzia, e in questo stava il rinnovamento, quindi diciamo della progettualità, che fosse garanzia di poter tutti avere il rispetto, no, verso il proprio elettorato, ma questo non precludeva, almeno per quanto riguardava noi, niente e nessuno, compresa la disponibilità che comunque il sindaco Mussi Cafreddu aveva detto di poter dare. Quindi da parte nostra non c'è stata, lo ripeto, perché poi ovviamente ci sono congetture, c'è anche chi racconta la propria visione che poi magari non corrisponde. A parte Fratelli d'Italia non c'è stata né verso Mussi Cafreddu né verso nessun altro, che sia componente o che sia persona, nessun tipo diciamo di veto, preclusione, né tantomeno di imposizione, proprio perché abbiamo reputato che quell'unione, quella convergenza di idee, di proposte, di progetti anche sulle persone potesse essere quella il valore aggiunto rispetto magari a una posizione del singolo. E è evidente che se questo fosse stato concorde da parte di tutti ci troveremmo probabilmente già ad un punto avanzato e probabilmente avremmo già fatto comunicati tutti diversi da quelli che sono usciti, poi non solo da parte di Fratelli d'Italia ma anche da parte di altre forze politiche, quindi è evidente che questa unione di intenti ancora non si è trovata diciamo in tutta la sua linearità o in tutte le sue componenti. Io ti ripeto a stereo, perché non mi piace, non trovo neanche giusto parlare per altre forze politiche o per altre persone, quella che è stata sempre su questo siamo rimasti fedeli a quella posizione, l'approccio che ha dato Fratelli d'Italia
alla, diciamo, alla riapertura e alla prosecuzione di questo tavolo, con la volontà di cercare di capire e di portare anche, diciamo, le varie forze a, a trovare, insomma, una quadratura per stare insieme. Ti ripeto, da parte nostra è, diciamo, non c'è stata nessuna preclusione nei confronti di Roberto, con il quale abbiamo anche parlato, ecco, più di un'occasione, abbiamo cercato, insomma, di parlare e di dialogare un po' con tutti per cercare di capire le singole posizioni, come potevano, diciamo, essere, diciamo, per alcuni aspetti smussate, per altre ovviamente, insomma, integrate all'interno di una progettualità che potesse essere comune. Posto quello che ti dicevo all'inizio, che veniamo comunque da una frammentazione, che qualche piccolo, diciamo, qualche piccolo strascico, chiamiamolo così, ovviamente ce l'ha, come in tutte le cose, no? Come quando, no, due persone in casa litigano, non è detto che fanno subito la pace o che non si ricordano magari quando uno si è detto una parola di troppo o quando uno non ha fatto una cosa che l'altro si aspettava, no? Questo succede, siamo tutti umani, succede, no? in tutte le famiglie. A volte, non sempre, è semplicissimo scindere la questione politica da alcune magari situazioni anche, diciamo così, personali, e quindi è un po' un lavoro doppio che si sta cercando di fare. E noi siamo, ripeto, al lavoro per questo, e finché, insomma, non si saranno chiuse le discussioni, i tavoli, ovviamente, insomma, lavoreremo con questo intento, con questo obiettivo. Grazie Elena, è stato molto gentile, ti avevo portato via parecchio tempo e ti auguro di trascorrere questi giorni di festa, di vacanza nel migliore dei modi, e ci risentiamo dopo Ferragosto. Grazie a te, e buona serata. Ci vediamo, anche a te.